Benedetto Silvestri, responsabile sul territorio della viabilità per la Valle di Susa. Che cosa vuol dire essere nel cuore di Ferragosto, essere in ferie e all'improvviso capita un disastro? Com'è il lavoro della viabilità? Il lavoro della viabilità è un lavoro molto duro, devo dire, in alcuni casi è molto bello in altri. Il lavoro duro è che quando ad esempio sei in ferie e vieni chiamato per delle, tra virgolette, delle tragedie come queste, devi essere sul campo, non c'è nulla da fare, poi c'è il senso di appartenenza, c'è il senso del lavoro, c'è il senso anche dell'ente, della città metropolitana per il quale lavoro, che ci dà molta soddisfazione, quindi essere chiamato anche nel cuore della notte, cosa che a me è capitato tante di quelle volte, e devo dire da un lato è bello e dall'altro comunque è molto faticante. Ecco, ma tecnicamente quali sono le prime operazioni che si fanno dalla prima telefonata in poi? Dalla prima telefonata in poi, oltre ad avvisare il mio dirigente ovviamente ed alcuni colleghi responsabili come me, sicuramente quello di andare sul posto, sul territorio, chiamare il personale operativo del circolo di appartenenza dove è successa la tragedia e attivarsi subito con mezzi, persone e quant'altro possa servire, diciamo, per far fronte all'emergenza. Ecco, in questo caso a Bardonecchia, quali sono state le primissime cose che avete fatto? Beh, a Bardonecchia sicuramente è stato quello di portare mezzi e persone per far fronte all'emergenza, e che è quella di aiutare anche il comune nel rimuovere tutta questa quantità di materiale che è venuta giù dal torrente Freius, che è stata stimata, giusto per la cronaca, in 150.000 metri cubi, e cercare di liberare il più possibile le strade da questo terriccio e pietre e fango, e cercare di ripristinare, diciamo, la normale circolazione e di dare una mano soprattutto ai comuni, perché noi diamo spesso e volentieri, il nostro compito è anche quello di dare una mano ai comuni del nostro territorio, ciascuno per la propria competenza. Infatti dobbiamo dire che è vero che è successo un gran guaio a Bardonecchia, ma praticamente il giorno dopo è successo un gran guaio anche sulla SP216 di Giaglione. Assolutamente sì, infatti esattamente la sera del 14 sono stato chiamato per un'altra emergenza in Val Clarea, nel comune di Giaglione, dove è caduta un'altra frana abbastanza consistente, ma non come, per fortuna, non come Bardonecchia, ma anche lì sono stati attivati lì purtroppo le stesse persone con l'aiuto di altri e dei mezzi sempre nostri appartenenti al circolo di Susa, ed è stato liberato, diciamo, una parte della strada dal materiale per permettere poi lo sgombero delle persone che erano a monte della strada. Sempre sulla strada, si può dire. Sempre sulla strada, sì, è vero, siamo sempre sulla strada.